Il trofeo Mezzalama è la gara di sci alpinismo più alta delle Alpi, la più antica. 45 chilometri di saliscendi sui ghiacci, seguendo un sottile filo di seta che conduce al di sopra delle nuvole. Il suo percorso è quanto mai affascinante, come fosse un delicato ricamo scolpito ai confini del cielo. Un tracciato che attraversa montagne seducenti, creste eleganti, enormi ghiacciai sui quali si aprono le insidiose ferite dei crepacci al riparo di maestose seracate che il sole fa scintillare. È l'avventura sportiva di un giorno più straordinaria che si conosca sul piano atletico, tecnico e spettacolare. La prima edizione fu nel 1933, sinora in tutto solo 16 volte. 16 meravigliose occasioni per gli sciatori di andare alla scoperta del sole. Il trofeo Mezzalama è una gara di sci alpinismo attraverso i ghiacciai del Monte Rosa, una gara incordata naturalmente perché, come diceva il grande Gaston Rebuffat, quello che conta in montagna è l'amitié de cordée, l'amicizia di cordata, senza la quale difficilmente si va lontano. Sono state edizioni esaltanti, scaldite da una progressiva perfezione tecnica e organizzativa, che ha fatto di questa gara l'unico vero palcoscenico dello sci alpinismo mondiale. Profonde modifiche del tracciato, partecipazioni incredibili di concorrenti e la necessità di garantire ad ognuno la massima sicurezza, e poi i materiali e la loro costante evoluzione. Non per nulla, nel 1968, la FISI, la Federazione Italiana degli Sport Invernali, aveva riconosciuto ufficialmente la specialità, affidandone la presidenza ad un giovane mezzalamista, Camillo Onesti. Le ultime edizioni sono state spettacolari e ogni volta ci siamo circondati dalle immagini che gli occhi hanno potuto esplorare sui massicci del Monte Bianco, del Cervino, del Monte Rosa, del Gran Paradiso, del Monviso. La parte estetica di questa gara è straordinaria, anche se questa non è certo una competizione romantica, anzi, è un impegno tremendo, da Cervini a Gressonella Trinité, 45 chilometri, metà dei quali ad una quota attorno ai 4.000 metri di altezza, con 2.862 metri di dislivello in salita e 3.145 in discesa. Un cordiale saluto a voi tutti, gentili telespettatori. Ben ritrovati da Carlo Gobbo e Leo Vidi, sottufficiale di corpo del centro addestramento alpino. Tutto grazie. Bene, Leo? Benissimo, Carlo. Leo Vidi è stato fondista di valore e poi sci alpinista di gran classe. Questo è il momento più importante che precede la partenza del 17° trofeo Mezzalama, una gara che vi racconteremo e che vi abbiamo presentato poco fa con le immagini realizzate dal collega Giorgio Viana. La partenza, siamo all'inizio del Ventina al rovescio, qui bisogna salire e si parte già con un certo ritmo, con una certa andatura. Voi tutti sapete come questa edizione sia stata spostata di circa 2 settimane e in questa occasione sono ben 267 le squadre iscritte, una quindicina quelle femminili, un risultato veramente molto importante. Partenza avvenuta alle 5:30 del mattino, questo grande serpentone. C'è qualcuno che parte già, come si dice, ha sprombattuto, qualcun altro magari con una strategia un po' più tranquilla, qualcuno legato e qualcun altro no, Leo? Sì, in queste gare qua è sempre stato che magari con quelli ci sono delle coppie che partono molto più forte, delle coppie che partono un po' più lentamente, chi ha bisogno di più tempo per carburare, poi soprattutto quelli che magari ci vogliono mettere in moto subito alla partenza, che non hanno problemi di classifica, allora bisogna cercare di partire più regolari in queste gare. Diciamo che il motivo tecnico dominante di questa 17ª edizione del trofeo Mezzalama è la possibilità che gli atleti del centro sportivo esercito abbiano di conquistare
la seconda edizione del trofeo Mezzalama. Una piccola parentesi all'indietro: il primo trofeo che si disputò negli anni 30 fu vinto dal Centro Sportivo Esercito, che se lo aggiudicò per 3 volte. Poi invece la seconda edizione è rimasta ancora lì da assegnare, perché nel 1971 vinsero i fratelli Aldo, Roberto e Gianfranco Stella. Nel 1973, questo è un primissimo piano molto bello della squadra del Cervino con Alain Saletto, una squadra in gara con il Pettorale numero 6, con Alain Saletto che sta facendo il ritmo. Alain Saletto sta sciando veramente molto bene, una stagione quanto mai positiva per lui. Passettino indietro, poi nel 1973 vinsero Aldo, Gianfranco e Palmiro Serafini. E nel 1975, quando c'era la possibilità di chiudere questo discorso, in squadra con Aldo e Gianfranco c'era proprio Leo Vidi, e purtroppo le cose non andarono come era nelle attese. No, non andavano come nelle attese, perché io ero un giovane fondista, e sono stato, dopo varie selezioni, sono stato scelto dai fratelli Stella per farlo con loro. È andata abbastanza bene, purtroppo però sotto la Niffetti io mi sono infortunato e ahimè abbiamo perso e siamo andati secondi, e il trofeo è svanito. È ancora qui da decidere, e speriamo davvero che si possa chiudere questo, che è un ciclo storico. Questa è una situazione abbastanza bella, significativa. In montagna c'è lo spirito di cordata, quindi tutti ci si deve aiutare, e avete visto come due atleti davanti tirassero quello che era in questo momento magari un po' più in crisi, anche perché i motivi tecnici sono determinanti. Certo, perché poi soprattutto adesso vedo, a me viene un po' di nostalgia, un po' di rammarico a vedere come sono ben attrezzati, come vanno bene in cordata, con proprio li vedi che sono, questi ragazzi sono tutti allenati e super, super preparati. Certo, al comando in questo momento vedete la squadra contrassegnata con il pettorale numero 3. E mentre invece qui ritorniamo con l'immagine ad Alain Saletto, che è in gara con Tony Sbalbi e Didier Blanc. Al comando, vi dicevo, la squadra del Cervino Val Tournanche con Jean Pellissier, Damiano Lenzi e Daniele Pedrini. Al secondo posto, ma proprio quasi attaccati, gli atleti del Centro Sportivo Esercito, Manfred Reichegger, Matteo Edalin e Denis Trento. Questo invece è Graziano Boscacci, che è in gara con Ivan Murada e con Pietro Lanfranchi. Un atleta, Graziano Boscacci, che ha vinto già il Mezzalama alcuni anni fa e che ha una generosità e anche una qualità agonistica straordinaria. Sì, un grande atleta, perché poi soprattutto dopo tanti anni che fai questo sport è difficile con tutti i giovani che avanzano, ma lui è sempre, non manca mai ai veri appuntamenti. Senti, parlavamo prima di materiali, Leo Vidi, e sono cambiati moltissimo dai tuoi tempi. Allora, anche se allora gli sci erano già ottimi materiali, no? Sì, no, beh, ottimi non direi, sì, confronto agli anni prima, sì, però noi eravamo dei fondisti che poi si mettevano a fare le gare di sci alpinismo, e io ho fatto il Mezzalama, erano i primi anni che erano usciti i Müller, i sci svizzeri, che erano di legno con le lamine di plastica, ma purtroppo non era solo gli sci, erano anche le scarpe e i bastoni, che non erano proprio all'altezza di fare un Mezzalama. Qui siamo ancora nella fase iniziale, ricordiamo, si parte da Bray Cervinia, si arriva al colle del Brighton, poi c'è la lunga diagonale verso il passo di Verra, lì c'è una leggera discesa, poi si sale al passo di Verra, dopodiché dal passo di Verra si sale al Castore, e quella è una salita molto impegnativa. Castore, che con i suoi 4.221 metri è il tetto della gara. Lì all'inizio si dovranno togliere gli sci, si dovranno calzare i ramponi per poi procedere lungo la suggestiva cresta, che permette sempre ai nostri operatori di fare delle immagini straordinarie e suggestive. Il primissimo piano adesso è per la squadra femminile. Pensate, pettorale numero 61 per queste ragazze, per Roberta Pedranzini, per Martinelli e per la francese Letizia Roux. Francesca Martinelli stanno facendo veramente una stagione straordinaria, come d'altronde ha fatto una gran bella stagione Leo Vidi, il Centro Sportivo Esercito, e oggi pensare di vincere, pensare di portare a casa questo trofeo,
rappresenterebbe davvero un risultato al di là delle più rosee aspettative. Sì, sicuramente quest'anno i ragazzi del Centro Sportivo Esercito hanno fatto delle bellissime gare, anzi ottime, e poi direi che sono portati in cima e da lì e Trento con Reich Jäger. Io penso che sia un'ottima. Qui siamo al Breitor, al Col del Breitor. Questo è Denis Trento. Col del Breitor, vediamo sulla sinistra la punta del Breitor. Adesso qui inizia un piccolo falso piano, poi c'è la discesa che ci avvicina al passo di Verra. E al Colle del Breitorn, dopo un'ora, 38 minuti e 34 secondi, transita al comando la squadra che è in gara con il pettorale numero 3, con Jean Pellissier, Damiano Lenzi e Daniele Pedrini. Il loro vantaggio nei confronti del Centro Sportivo Esercito, lo avete visto dalle immagini, è abbastanza risicato. Diciamo che in questo momento si sta facendo una strategia tranquilla. Possiamo dire che, insomma, basta vederlo l'avversario davanti. Sì, in queste gare qua un minuto, due, va e viene come niente, basta un attimino, quando si toglie gli sci, si mette gli sci, si toglie le pelli, ma più o meno mi sembra che le squadre che possono vincere si sono già delineate abbastanza. Sì, una squadra ha preso un po' di vantaggio, ma non, un minuto non è niente in queste competizioni. Stiamo togliendo le pelli in questo momento, il che vuol dire che dopo la partenza e dopo aver percorso tutto il Ventina c'è questo falso piano in cui c'è la possibilità di sciare dunque più velocemente. Secondo te qualcuno ha sciolinato sotto le pelli o meno? Ma penso che con questo tipo di neve nessuno avrà sciolinato, sicuramente hanno tutti gli sci paraffinati e vanno un pezzo a pattinato e poi scorrono perché c'è la leggera discesa. Parlando di leggerezza, quanto sono cambiati i materiali, gli scarponi, gli sci? Oggi si usano sci di 1,50, 1,60, eccole qua ancora queste straordinarie ragazze, Francesca Martinelli, Roberta Pedranzini e Letizia Ru, che pensate al Colle del Breitorn sono transitate in 18ª posizione, il primissimo piano per Letizia Ru, la vincitrice quest'anno di Coppa del Mondo, poi inquadrata Roberta Pedranzini, quindi Francesca Martinelli. Sono in gara con il pettorale numero 61, un'ora e 53 minuti dopo la partenza. Per la prima volta una squadra femminile è transitata dalla partenza sotto le due ore. Sì. Queste sono ragazze che sciano gli uomini. Questa squadra di femminile è fortissima, si vede già adesso, è nelle prime 15 al passo del Brighton, vuol dire che sono super, super brave, veramente. Guarda che spettacolo, queste immagini dall'elicottero ci danno la dimensione di quanto sia affascinante e suggestiva questa gara. Certo, in questo momento c'è poco tempo per loro di guardarsi attorno, di ammirare le creste, le pareti, le vette che questa giornata magnifica ci regala, però... Sì, lo spettacolo è immenso, poi vedo anche che c'è molta gente a fargli da tifo, già devo dire che sono tutti amanti della montagna che sono saliti. Ecco, qui vediamo tutto il falso piano che piano piano ci sta avvicinando in fondo per poi la salita al Castore. Siamo nel massiccio del Monte Rosa, il massiccio più esteso tra i 4.000 d'Europa, una catena lunga 25 chilometri. Il primo risultato alpinistico arrivò verso il 1800, ma ritorniamo in gara e qui abbiamo già potuto ammirare una certa disinvoltura nello sciare legati. Non è facile, l'abbiamo sempre detto, questo tipo di gare, soprattutto il mezzalama, sì, è vero, nei tratti in salita si riesce magari a trovare qualche metro di vantaggio o meno, ma si vincono in discesa con la capacità di sciare legati. Avete visto poco fa inquadrato la squadra delle